Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG delle ore 21. Apriamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti. Il governo si prepara infatti a varare nuove misure restrittive su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico, ma per domani è atteso anche il monitoraggio del Ministero della Salute che potrebbe portare infatti a nuovi cambi di colore. Per il momento l'Italia infatti si presenta prevalentemente arancione, ma alcune regioni potrebbero passare nella fascia di rischio più alta. Una di queste, che potrebbe passare infatti in zona rossa, è il Piemonte. Per l'assessore alla sanità Luigi Cardi questa ipotesi è molto probabile, perché si avvicina alla soglia dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Anche il Friuli Venezia Giulia rischia, così come la Lombardia. Ci sono poi due regioni che ufficialmente sono in zona arancione, ma che presentano al loro interno molte chiazze rosse. Si tratta, nello specifico, di Marche ed Emilia-Romagna. A cambiare colore potrebbero essere anche la Puglia, che dovrebbe passare da giallo ad arancione, con delle punte di rosso in alcune aree. Le nuove norme a livello nazionale entreranno in vigore non prima di questo lunedì. Parliamo ora dell'andamento epidemiologico nazionale. Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute, sono 25.673 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 22.409. Si registra quindi un tasso di positività del 6,9%. 373 sono i nuovi decessi e aumentano le terapie intensive a più 32, i ricoveri ordinari invece a più 365. La regione con più casi nelle 24 ore è ancora la Lombardia con 5.849, seguita da Campania con 2.981, Emilia-Romagna con 2.845, Piemonte con 2.322 e Lazio con 1.800. Il totale dei casi sale quindi a 3.149.017, mentre i guariti sono 15.000, ieri erano 13.752, per un totale di 2.550.483. Aumenta però il numero delle persone attualmente positive, 10.276, ieri 8.191, che risultano essere in tutto 497.350. Di questi, 471.244 si trovano in isolamento domiciliare. Diversa però la situazione in Campania. La regione, come di consueto, ha riferito i dati in merito alla diffusione del coronavirus sul territorio. Sono 2.981, di cui 389 casi identificati da test antigenici rapidi, i positivi del giorno, con 1.928 asintomatici e 684 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 27.465, di cui 4.312 antigenici. 27 invece i deceduti nelle ultime 48 ore, di cui nello specifico 18 deceduti nelle ultime 48 e 9 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Il numero dei guariti sale invece a 1.674. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, di cui occupati 156, mentre quelli di degenza disponibili sono 3.160, di cui occupati 1.492. Ha fatto discutere il caso AstraZeneca e dunque l'Agenzia Italiana del Farmaco sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. La comunicazione giunge in relazione alla decisione di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale di dosi appartenenti ad un lotto specifico del vaccino AstraZeneca anti-Covid-19, dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi e gravi. L'AIFA infatti comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile. Ricordiamo che l'allarme era stato lanciato a seguito del decesso di un militare in servizio ad Augusta, ovvero Stefano Paternò, di 43 anni, originario di Corleone ma residente a Misterbanco, che è morto appunto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione.
Sarà infatti la procura ad indagare sul caso, che ha aperto infatti un'inchiesta e disposto l'autopsia. A seguito della polemica su AstraZeneca, l'EMA, quindi l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha proceduto con una serie di controlli e ribadisce che non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni. Si parla nello specifico di una trombosi e che non sono elencate queste come effetti collaterali del siero. La posizione del Comitato per la Sicurezza dell'EMA dice che i benefici del vaccino continuano a superare i rischi e il vaccino può continuare ad essere somministrato mentre vanno avanti le indagini sui casi di eventi tromboembolici. Il PRAC sta esaminando tutti i casi e altre condizioni correlate a coaguli di sangue, segnalati appunto dopo la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca. Chiusura al pubblico da oggi e fino al 21 marzo in tutta la Campania, di lungomare, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici. Dal 12 al 21 stop anche a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settimanali, anche per i generi alimentari. Lo prevede l'ordinanza numero 8 firmato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si raccomanda alla popolazione di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile. La chiusura di lungomari, piazze, ville comunali e parchi urbani è disposta per tutta la giornata, salvo che nella fascia oraria 7:30-8:30. Ovviamente è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso, si precisa dalla Regione. Dal divieto di svolgimento e di fiere e mercati sono esclusi i negozi, siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal DPCM del 2 marzo 2021. Il cuore ed il motore della lotta alla pandemia Covid in Campania da ormai un anno sono in primis loro, i medici ed il personale sanitario della regione, che stanno lavorando con grande orgoglio e professionalità senza sosta da 365 giorni. Sentito ed emozionante quindi il ringraziamento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha anche incontrato una delegazione di familiari di medici e di famiglia deceduti proprio durante la pandemia in Campania. Desidero ancora una volta ringraziare tutti i medici e tutto il personale sanitario in prima linea, che in queste settimane erano pronti sul fronte dell'emergenza Covid. Ancor di più il nostro pensiero va a quanti hanno pagato un prezzo altissimo, vittime proprio del virus. Pur comprendendo le diverse situazioni dal punto di vista lavorativo e contrattuale dei medici ospedalieri e dei medici di medicina generale, per ragioni umanitarie è opportuno e giusto tutelare le famiglie di tutti i medici deceduti nell'ambito delle attività anti-Covid, proprio nella nostra regione. Per questo raccogliamo il loro appello e segnaleremo tale situazione ai Ministeri della Salute e del Lavoro, come all'INPS, perché venga riconosciuto il loro impegno. Queste le dichiarazioni di De Luca. Altro attacco ad un rider ad opera di un gruppo di minorenni di Napoli, nei confronti dei quali sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura. Gli indiziati di rapina aggravata sono gli autori di una rapina commessa in via Giovanni Pascoli a Casoria la notte tra il 1 e il 2 gennaio scorsi. È emerso infatti che hanno avvicinato un uomo a bordo di uno scooter e dopo avergli tagliato la strada lo hanno bloccato e percosso, minacciandolo con una pistola e impossessandosi del suo veicolo. Passiamo ora a Caserta con il nuovo aggiornamento della curva pandemica da Covid-19 sul territorio, con i dati forniti dall'ASL locale sui propri canali web. Nel bollettino di giovedì 11 marzo sono 314 i soggetti risultati positivi al test, con 104 guariti e 3 deceduti. I tamponi elaborati sono stati 2.790 per un tasso di positività che scende all'11,25%. Nel tasso complessivo c'è un aumento di 207 attuali positivi sul territorio. Caserta però è in cima tra tutti e i 104 comuni per il numero di contagi, con 523 casi attivi. Si
Segue Maddaloni con 416 e infine Aversa con 304. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha parlato della situazione contagio sul territorio con un video rivolto alla popolazione. Lo ascoltiamo. È sempre difficile dover trasferire notizie sulla pandemia e ancora di più è difficile quando le notizie iniziano a essere complesse, articolate, difficili. È chiaro che è andato in vigore il nuovo DPCM dal 6 marzo del presidente Draghi. È chiaro a tutti che in questo momento c'è una zona rossa in Campania. E quali sono i dati di Caserta? Con voi li voglio analizzare per cercare di capire quali possono essere le nostre correzioni o la nostra attenzione rispetto ai dati che ci preoccupano. Ed è sicuramente un momento particolare, perché abbiamo superato la soglia anche psicologica dei 500 casi positivi in città, abbiamo fortemente un indice RT, quindi epidemiologico, che è in fase di crescita. Abbiamo ancora un dato di percentuale inferiore alla media regionale, però è tutto in crescita. Questo significa che dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare di uscire, siamo in zona rossa, si esce soltanto per salute, per motivi di lavoro, per stato di necessità. Questo significa andare a fare delle cose urgenti, necessarie per la propria vita, non necessari per risolvere un singolo problema. Non si sta nei parchi, sapete che c'è l'ordinanza numero 7 del Presidente della Regione, saranno chiusi i mercati dalla giornata di domani, sia quelli rionali e sia quello generale, niente parchi, niente ville, non si può sostare in strada, non si devono fare assembramenti, aumentare l'attenzione del nostro rapporto con igienico-sanitario, mascherina fissa. Diciamolo ai nostri ragazzi, diciamolo ai nostri anziani, attenzione, dobbiamo restare a casa. La Guardia di Finanza di Aversa ha disposto un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto le disponibilità finanziarie di 9 società e 6 ditte individuali operanti nel settore della produzione e del commercio all'ingrosso, sia di calzature che di altri prodotti di pelletteria, nonché il patrimonio dei rispettivi rappresentanti legali, titolari di diritto o di fatto, e un professionista coinvolto fattivamente nell'organizzazione criminosa. L'adozione del provvedimento scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta proprio dai finanzieri della compagnia di Aversa, in provincia di Caserta, sotto la direzione di magistrati di questo ufficio, nel cui ambito si è potuto accertare l'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con un ammontare di oltre 6 milioni di euro. Concludiamo con la pagina dedicata allo sport. Il Napoli prosegue il suo cammino di avvicinamento alla sfida di San Siro contro il Milan e sul punto è sempre più probabile il recupero di Lozano, come confermato dal suo entourage, anche se non per tutti i 90 minuti. Gattuso potrebbe optare per Osimhen al centro dell'attacco, ma Mertens rimane il favorito. Dietro al belga confermati Politano, Zielinski, spalleggiati da Insigne. In difesa, ballottaggio tra Rahmani e Manolas per un posto al fianco di Koulibaly. Isai preferito e Mario Rui come terzino sinistro. A centrocampo, Demme è ancora favorito su Bakayoko. Lozano potrebbe fare ritorno, ma dalla panchina. Pioli dovrà quasi sicuramente fare a meno di Rebic, ancora indisponibili Benacer e Ibrahimovic. In attacco confermato Rafael Leao e a centrocampo potrebbe fare ritorno Tonali accanto a Kessié, anche se al momento il favorito è Meite. Un componente dello staff sanitario del Benevento Calcio è risultato ieri positivo al Covid-19. Si tratta di un membro dell'equipe medico-fisioterapica presente nel gruppo che ha seguito la squadra nella trasferta di sabato scorso alla Spezia. Come da protocollo sono scattati i controlli per tutti i collaboratori del Benevento Calcio. Per quanto riguarda i calciatori, fortunatamente nessun problema, come attestato dai tamponi a cui si sono sottoposti e che hanno dato tutti esito negativo.
In mattinata i giallorossi si sono sottoposti al tampone orofaringeo, ma contestualmente anche ai test sierologici, attraverso i quali sarà possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta proprio al virus SARS-CoV-19. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.